Da quanto tempo sei tossicodipendente? 15 anni. Ti ha permesso alle debolezze mie di prendere il sopravvento, perché era la strada più facile buttarsi giù. La tossicodipendenza è una malattia, non è un vizio, non è un capriccio o quant'altro. Qui dietro noi abbiamo tutto il materiale sterile per far assumere sostanze in maniera sempre pulita. Siringa da 2,5, le insuline, gli aghetti, acqua, fazzoletti. Questa qui invece è la borsa dell'overdose. Questo è il farmaco, il naloxone. È un farmaco salvavita, non serve la prescrizione. Purtroppo però non tutti lo conoscono. Noi diciamo sempre cercate di farvi in compagnia o comunque sempre con una persona vicino, prima uno e poi l'altro, cioè cercare anche di dargli delle linee guida, possibilmente. Tanto la persona lo fa, vuole drogarsi, quindi non è che hai il potere o la bacchetta magica. Siamo coscienti di non essere onnipotenti e poter cambiare la mente di nessuno. Noi qua siamo a Torbella Monaca, che è la postazione fissa dell'unità di strada. Noi ci siamo tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Qui è dove smaltiamo le siringhe e dove i ragazzi ce le riportano, perché appunto non facciamo distribuzione ma facciamo scambio di siringhe, quindi loro buttano le vecchie, quelle sporche, e gli diamo quelle pulite. La tossicodipendenza è una malattia, non è un vizio, non è un capriccio o quant'altro. La mia tossicodipendenza è iniziata a 14-15 anni e a 18 sono entrata a Villa Maraini. Sono passata insomma alla tossicodipendenza, alle sostanze, dopo già aver fatto delle cose riconducibili a uno stato depressivo. Registriamo giornalmente tutto ciò che facciamo. Beh, noi segniamo maschio e femmina, quindi vabbè, genere. Se è un primo contatto è già conosciuto. Da luglio 2020 siamo arrivati a più di 3.000 persone solo a Torbella Monaca. E qui appunto c'è il numero dell'emergenza H24 e l'unità di strada, che è questo telefono qui di Torbella Monaca, dove riceviamo segnalazioni, dove ci chiamano anche i ragazzi per informazioni, famiglie, perché ovviamente una madre, un padre, insomma, fino a che non arriva a un punto magari che non sa più cosa fare, ci prova in tutte le maniere. Ad esempio lui che si avvicina, che è venuto a piedi e ha detto ci vediamo tra poco, vuol dire che si sta andando a fare qua, quindi è anche un po' una richiesta implicita, puntando in occhio, e lui comunque ce la riporterà, ci riporta la siringa che ha usato. E ovviamente andando poi al liceo ho cominciato a fare un po' di stupidaggini. L'obiettivo all'inizio erano divertirsi, finalmente sorridere, diventa un'abitudine. Cioè io prima di entrare a scuola, l'ultimo anno, alle 8 già avevo preso 2-3 cose, capito? Mi aiutava a passare la giornata. La guarigione è una scelta continua. È stato difficile anche perché smettere a 18 anni vuol dire anche abbandonare tutto ciò che credevi amicizia, che ti sembra divertente. Da quanto tempo sei tossicodipendente? 15 anni. Eroina, dipendente d'eroina. E cosa pensi di questo servizio? Che è molto utile, anche se non è capito da tutti. Sono qui soprattutto per affrontare il problema insieme a te, se ti vuoi far aiutare, che appunto ne parli, ti apri e loro cercano di starti vicino in un certo senso. Come convivi? Giorno per giorno, perché comunque non ti permette di fare programmi di alcun tipo, cioè tu la mattina ti alzi, fai uno scopo, finito quello scopo, allora cominci a ragionare su quello che vuoi fare durante la giornata. Hai mai pensato di smettere? Come no? L'ho anche fatto, poi però ci sono ricascato. Ho permesso alle debolezze mie di prendere il sopravvento, perché era la strada più facile buttarsi giù. La riduzione del danno è, in un certo senso, accettare
il problema, eviti che la persona muoia. Stare sempre a contatto con qualcosa che ti sei anche vissuto può essere sì un'agevolazione per appunto l'operatore, perché ha, diciamo, lo stesso linguaggio, lo stesso occhio, però è anche vero che ti toccano più facilmente alcune cose. La mia famiglia se n'è accorta quasi subito. Ero cambiata moltissimo, ero molto irascibile, non volevo proprio la vicinanza di nessuno, dormivo sempre, stavo sempre un po' sulle mie. Anche loro, insomma, quello che si sono vissuti ad oggi ancora mi fa male. Scusa. Adesso stiamo facendo un giro all'interno del parco dove raccogliamo alcune siringhe. Adesso che ci siamo 365 giorni l'anno, ne troviamo sempre di meno. Qualcuno le lascia perché c'è la possibilità che vengano riusate, specialmente dalla stessa persona che ce l'ha messa, che può capitare di sera che non sanno dove trovarle. Questo era il buco, che è il famoso buco di Torbella Monaca, come lo definiscono. Questo è nulla proprio, della zozzeria che c'era dentro questo buco. Una delle prime volte che venivano qui a Torbella Monaca, purtroppo hanno trovato anche un morto. Quello che mi ha colpito tanto di questo racconto è stato il fatto che era morto da solo, iniziato a essere mangiato dai topi. E questa è una delle mie grandi paure, di trovare una persona che non gli può più fare niente. L'unità di strada è proprio arrivare, che ne so, il giorno di Natale, ok che mi chiedi la siringa, ma trovate anche un torroncino vicino. L'ultimo Natale che avevamo fatto lì al camper, praticamente è arrivato un ragazzo in macchina da solo, che era tipo l'ora di pranzo, un signore di 50 anni. Si è commosso sul fatto che noi anche a Natale stavamo qua e che lui non stava da solo a quell'ora. Essendo ex tossicodipendente, fare questo lavoro magari ti può far venire, insomma, dei dubbi, dei momenti di perplessità. Sento tantissime persone che hanno smesso magari da 20 anni e sono ricadute. Il continuare, insomma, ad avere sempre l'idea in mente di ciò che uno vuole essere, penso che sia importantissimo. Cioè ma proprio nella vita in sé per sé. Non penso che questo lavoro mi riporti a una ricaduta, assolutamente. Ho 30 anni adesso e sto convivendo da 2, quasi 3 anni. Lavoro, ho una casa, sto cercando di costruirmi un futuro.